Allora, intanto buongiorno amici di Giacomo, buongiorno, ben ritrovati. Molti ci hanno detto va bene, grazie per aver fatto vedere che cosa è accaduto in queste settimane da incubo. E allora, noi oggi era anche giusto e doveroso tornare qui dove vi abbiamo fatto vedere pochi giorni fa, neppure 10 giorni fa, una devastazione incredibile. Oggi è cambiato tutto. Il paese sembra un altro paese, in realtà è lo stesso, siamo sempre a Schignano, il paese del carnevale. Signori, io posso dire che davvero è stato fatto quasi un miracolo in queste 2 settimane. Adesso ne parliamo con il sindaco, intanto vi saluto, buongiorno a tutti voi, grazie come sempre di esserci. Ciao a Cinzia, buongiorno cara Cinzia, buongiorno a tutti. Il miracolo di Schignano. Credo che sia orgoglioso Ferruccio, il sindaco che oggi ci ha ancora ospitato con grande simpatia. Buongiorno Ferruccio. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie a Ciao Como, grazie a tutti voi che ci avete seguito e che ci seguite e oggi vediamo un'altra cosa. Allora, Oggi siamo sorridenti, oggi. ti ho visto 2 settimane, ma no, non erano neanche 10 giorni fa. Siamo venuti qui, siamo partiti da qua. Da qui, esatto. Siamo partiti da qua, signori. Non so se vi ricordate, e comunque andate sui nostri social e vedete. Il paese era devastato. Signori, oggi Schignano è un altro paese. Ciao Enrico, buongiorno a Marisa, Cinzia l'abbiamo già salutata. Saluto anche Dado, Katia, buondì a tutti voi. Ciao anche a Giovanna. Grazie. Allora, e adesso vi facciamo vedere. Che cosa è Schignano quest'oggi? Sì, Sindaco, cos'è che avete fatto? diciamo che ci siamo prima di tutto rimboccati le maniche, però prima di dire qualcosa volevo fare un grande, volevo dare un grande riconoscimento a tutte le persone e tutti quei giovani di Schignano che sono stati qui e che nei momenti più brutti e nei momenti più dove c'era la devastazione hanno voltato le maniche e hanno fatto una cosa incredibile, perché tutte le famiglie che erano state evacuate, che erano 8-9, nel giro di 2 giorni sono ritornati nelle case perché tutti hanno dato una mano e questo grazie alla Protezione Civile, grazie alla Croce Rossa, grazie a tantissimi giovani e non giovani del mio comune. Grazie di Ti cuore. saluta anche Ada, dice grande Rigola, grande Schignanesi. Alessandra, buongiorno anche a te dalla Germania, non so se sei tornata. Rosalba, Clara, Giovanna, molti Schignanesi che ti stanno seguendo, orgogliosi, perché noi qui, amici di Ciao Como, 2 settimane, ripeto, 10 giorni fa, qui abbiamo visto la Ci sono le strada macchine. completamente devastata. Le macchine che erano state messe sotto sopra, insomma, era cascata la strada sostanzialmente. Ecco, siamo tornati oggi, signori, questa è la situazione di Schignano. Ripeto, sembra un altro paese, in realtà è stato fatto un grandissimo lavoro, come ha detto il sindaco. Torni domani, Alessandro, ok, allora va bene. Francesco, buongiorno, intanto ci segue anche dalla Germania, anche lei, e tanti ci seguono dall'estero, dalle vacanze. Io, ripeto, rimango ammirato perché qui bisogna solo veramente dire complimenti a tutti, Ferruccio, Sì. l'amministrazione, i volontari, i giovani, tante persone, tutti che si sono messi al Al lavoro. lavoro e poi diciamo che Non vi siete pianti addosso. no, non ci siamo pianti addosso perché non fa parte del nostro carattere, anche se purtroppo Grandi in schignanesi. quei giorni qualche lacrima arrivava, no? Perché era normale, però devo dire che noi avevamo un obbligo anche come amministrazione comunale, come paese, di mettere in sicurezza il paese. Avevamo gli anziani che non potevano uscire di casa, avevamo le mamme con i bambini che non potevano andare in giro con le carrozzine, avevamo i ragazzi che non potevano andare in bicicletta, avevamo tutto il paese che non poteva arrivare a mettere la macchina nei propri garage, per cui avevamo questo obbligo. E lì ci siamo mobilitati, abbiamo allertato 3 ditte, c'erano più di 20 operai Ah, però. e lì si è partiti e tutti hanno lavorato, tutte le ditte che naturalmente sono ditte che verranno avete pagate. coinvolto veramente. No, certo che verranno Perché è però. logico, non è che. Però siamo partiti e abbiamo lavorato anche sotto l'acqua, perché se vi ricordate non è che poi. No, ha Ecco, piovuto anche, è stato anche maltempo. per Cioè. cui abbiamo lavorato anche sotto l'acqua e devo dire che il risultato c'è. Ti saluta anche il tuo assessore, si chiama Alberto, che conosci Sì. ovviamente. Poi Ada, che dice che sei un uomo concreto. La nostra amica Lara, buongiorno, buongiorno anche a Francesco. Sì, concreto, perché direi che il DNA degli Intelvesi, della Esatto, Val di Intelvi, di Schignano, degli schignanesi in questo caso, è anche la concretezza. Dai, diciamocela sì, tutta. no, ma Non... Andiamo avanti sì, intanto, Ferruccio, è che anche facciamo giusto che vedere, sia perché mi così, piace anche perché far vedere.
E poi la gente ci ha apprezzato perché in queste settimane abbiamo fatto vedere sia la devastazione ma anche il post. Questi sono dati concreti, ecco, quindi vi facciamo vedere com'è la situazione. Ed è una situazione completamente diversa. Io ripeto, facevamo fatica a camminare 10 giorni fa. Adesso possiamo anche andare giù dove Andiamo. c'erano le famiglie, Sì, così almeno si andiamo giù, vede. facciamo vedere tutto, Ferruccio. Attenzione perché adesso qui Sì, c'è si un po' di scivolava. ghiaietta, perfetto, quindi stiamo attenti, perché è veramente ripida questa strada. No, no, abbiamo la concretezza, questa è una Ecco, cosa che fa parte. avete messo in sicurezza con il cemento, Sì, chiaramente. sì, sì. È chiaro che il centro di Schignano è fatto di porfido e ovviamente avrete ora bisogno, però il grosso è stato fatto, Sì, Ferruccio. allora Qua mi ricordo diciamo la casa qua era piena, guarda, i una delle segni, una case, delle case, esatto. qui c'erano tutte le buche sotto le fondamenta, Sì, abbiamo sì, sì. dovuto anche Guardate, anche qui intervenire. strade devastate, tutto messo in sicurezza, cioè la gente di Schignano può Sì, ora ora può uscire. uscire tranquillamente, può anche fare un buon Ferragosto. È anche un buon Ferragosto, è vero? E a proposito di buon Ferragosto, volevo dire ai miei concittadini che avevamo pensato, noi abbiamo una tradizione che tutti i 14 sera facciamo, 14 agosto, Sì. facciamo i fuochi d'artificio nella chiesa alta del paese, ed era una cosa che avevamo già deciso, perché non è che lo decidi all'ultimo momento, no? Eravamo quasi Combattuti. combattuti perché qualcuno può pensare, con tutti i soldi che dobbiamo spendere, spendete quei 2.500 euro per i fuochi. E poi abbiamo parlato con l'amministrazione, abbiamo detto che in questo momento serve un momento di serenità, di allegria e di rilassamento. Per cui i fuochi verranno fatti. Ah, oh, Verranno bella questa fatti, notizia. la gente Bene, potrà. Ferruccio, quindi ecco un bel messaggio anche quello che arriva dall'amministrazione, quello di dare comunque continuità Sì, vero, vero. nonostante i E poi è anche un disagi. momento di Bella. serenità. La gente non può sempre vivere. Ha bisogno anche di momenti di svago, ha momenti Bravo, anche di Ferruccio. così di sentirsi, Mi piace venire a Schignano perché specialmente le famiglie che hanno questo avuto questa è un sindaco situazione, davvero devono attaccato al averla. territorio e questo va detto sicuramente. Chiami la tua Schignano, ma come Sì, tutti gli altri amano i loro certo, no, no, paesi. certo. Anche Tiziana dice bravissimi, un saluto anche da Tiziano e tanti altri che ci stanno seguendo in questo momento in diretta, ripeto, da Schignano. L'abbiamo vista 10 giorni fa. Qui Qui c'era era tutto, queste tutto sono le case che sono rientrate, una, due, tre, Queste erano quattro, sfollate, sì. queste Qui abitazioni, sono c'era, tutti ti ricordi cosa tornati. c'era qua? C'era qui Sì. materiale che andava su tutto il Questo materiale qua era rotto. Ciao Roby, tutto, ciao. anche qui Sì, c'era c'era tutto, fango sì. e devastazione da tutte le parti, è stato messo tutto a posto. Ecco, dicevamo, il vostro DNA è questo porfido qua, l'idea è quello di Sì, ripristinarlo, beh, diciamo sindaco. che tutto dipende. Adesso bisogna capire cosa succede, perché dobbiamo Prego, capire, prego. ciao, dobbiamo Buongiorno. capire se lo Stato ci dà la calamità naturale o che cosa fa la Regione, perché a questo punto i soldi sono determinanti, noi possiamo intervenire. Questo l'abbiamo fatto con le nostre forze, con la nostra voglia, abbiamo messo in sicurezza il paese, ma ritornare alla normalità ci vogliono i soldi che arrivano o dallo Stato o dalla Regione, Certo. perché non è che dobbiamo intervenire solo nel rifacimento della pavimentazione, ma ci sono le fogne e l'acquedotto che hanno 70 anni, perché questo porfido è stato fatto circa 70 anni fa, nel momento in cui facevano le fogne e l'acquedotto. Ecco, tra l'altro, Adesso, fogna è tutto stato tutto messo a posto, sì, sistemato come acqua, l'azienda del gas, sono venuti tutti sono tutti. stati, sono intervenuti subito. Ringrazio l'azienda del gas, ringrazio Comoacqua perché sono intervenuti e hanno messo anche loro in sicurezza tutti quelli che erano Senti, ormai sei nelle diventato una strade. star che dal web, anche Paola dice che meraviglia sarebbe se tutti i sindaci fossero come Ma Ferruccio. siamo così, dai. Luca che ha salutato il postino, siamo a Marino, grazie, complimenti da Gianluca e Mariangela, Silvi che dice complimenta tu in francese ovviamente e poi grazie Lui dice è, vedi? lui è francese, lui è No, no, francese. no, Ah lui, no, no, lui è ah, no, lui è di uno lì, di no, quei. erano qua gli altri Solo francesi, che esatto. anche lui non è che vuole stare con le mani in mano, per cui sta cercando di sistemare un Stai po' tutto. sistemando tutto? Sì, Pian pianino, pian pianino. Beh, tutto, è tutto diverso rispetto a 10 giorni fa. Fango non c'è più. Però c'è ancora qualcosina. Quando passerà un anno, perché tutte le volte che lavano il pavimento. anche quando dormo, dici giustamente. No, per fortuna, sindaco, non è successo Sì, è niente. questo, Ecco. Grazie, buongiorno. Intanto facciamo ancora sì, due passi questo è nel la, centro di diciamo che è la cosa Schignano. importantissima, perché avremmo potuto essere qui in una situazione diversa Sì, a sindaco, davvero. piangere, invece è andato, diciamo,
alla fine io sono sempre dell'avviso che poi bisogna, un amministratore deve essere positivo, no? Tu sei, sei estremamente positivo, Ferruccio. Perché se succedeva qualcosa non puoi essere positivo. No, beh, certo. Non è successo niente, alla fine si sistema tutto. Io sono dell'avviso che si sistema tutto. E avete sistemato tutto. Adesso andiamo fino lì, dove l'altro giorno eravamo andati anche lì, avevamo fatto vedere... Sì, mi ricordo, era... Ecco. Mi piace fare questi reportage perché io credo che poi i nostri telespettatori possono giudicare loro direttamente senza dire cose, cioè giudicate voi amici, noi l'abbiamo visto 10 giorni fa, siamo ritornati perché era anche un dovere morale nei confronti di Ferruccio e del suo paese, che non viene ricordato solo per il carnevale, per l'amor di Dio, e che gli schignanesi, ragazzi, hanno sistemato tutto, vedete, sì, ci sono ancora dei segni, chiaramente, ma... Adesso qui era tutto pieno, cioè tutto la... Avete fatto... È stata un'altra casa. Un'altra casa, anche questa piena di fango, ecco, vedete, tutto sistemato. Anche questa strada qui era stata devastata. Sì, me la ricordo, hanno messo il cemento. Abbiamo sistemato anche già l'altra parte del paese, perché noi abbiamo avuto due... in questa frazione di Ocagno e nell'altra frazione di Ovrascio. E anche lì siamo Mi dicevi un'ultima cosa, sindaco, adesso dovete intervenire anche sulle montagne, è vero che sì. Anche lì ci sono stati dei danni, ma una cosa per volta adesso, ecco, non è che possiamo... Però non dobbiamo lasciare andare questa cosa perché le montagne sono importantissime per noi. Sono importantissime. Concordo. E perché la montagna vive se c'è la presenza dell'uomo, se non c'è la presenza dell'uomo non vive, per cui la presenza dell'uomo serve anche per salvaguardare la montagna. Certo. Magari da questa esperienza in poi riusciamo a pensare un po' meglio ed applicarci anche un po' meglio per salvaguardare quello che è la natura. Io ti volevo ringraziarti perché è bello, cioè, far vedere alla gente quello che succede. Perché tutti devono capire, perché non è facile, perché parlando è difficile, io vedo che anche quando mi intervistano che è difficile far capire. Abbiamo fatto vedere, sindaco, abbiamo fatto vedere direttamente il tuo paese, sì. Com'era lei e com'è. Proprietario, signora, buongiorno lei. Anche a lei, siamo a Ciao Como in diretta, abbiamo fatto vedere perché il sindaco giustamente ci teneva, che cosa avete fatto in queste settimane, cioè gli schignanesi, è un orgoglio. Sì. Ci siamo dati da fare. Vi siete dati da fare tantissimo, complimenti davvero, grazie. Bene, ciao, chiudiamo, Luca. Allora saluto anche Luisa, dice davvero incredibile. Ecco una cosa importante per finire il discorso sulla montagna, domani io farò un giro su tutte le strade perché abbiamo già iniziato e perché abbiamo anche visto che anche lì tante strade bisogna intervenire perché c'è uno che ha la baita, l'altro che magari ha le bestie, c'è l'azienda agricola, noi dobbiamo intervenire su tutto. Domani faremo un giro, facciamo un censimento e vedremo quali sono le priorità, anche se in montagna naturalmente sia i mezzi che i costi sono completamente diversi da quello che ci possono essere con il paese. E qui e su questo noi speriamo che l'ente pubblico superiore, che è la regione, lo Stato, capisca che per evitare di spendere questi soldi che stiamo spendendo adesso bisogna andare a monte. Andare a monte vuol dire ricevere i contributi giusti, specifici, per salvaguardare la montagna, perché salvaguardando la montagna si salvaguarda il paese e questi soldi che andiamo a spendere adesso, che non sono inutili perché sono obbligatori, se una parte le avessimo avuti e spesi prima magari non succedeva questa roba. Un saluto a Michele, poi a Mariangela, anche a Michele appunto, a Luca, Tonia, Luisa, Raffaella che ti fa i complimenti, Anna Rosa, tanti complimenti a Schignano, al sindaco, ovviamente lui rappresenta tutti i suoi concittadini, sì, certo. Qui era tutto devastato 10 giorni fa, da Tiziana ancora un grazie. Ciao. Perché, ecco, io mi ricordo, chiudiamo qua, avevamo chiuso qui il nostro tour, lo chiudiamo qui anche oggi, nella piazza del lavatoio. Sembra un altro paese, ragazzi, credo che meritano davvero i complimenti gli schignanesi per quello che hanno fatto, ovviamente glieli facciamo al sindaco, per, ecco, anche qui era tutto devastato. In 10 giorni loro hanno messo a posto tutto. Sindaco, davvero grazie da parte di tutti. Io volevo dire, non per fare della retorica, però... Anche Dolores, anche Patrizia. Definirlo un piccolo miracolo di Schignano. Miracolo schignanese? Ti va? Sì, bellissimo. Miracolo schignanese. Il miracolo schignanese lo abbiamo testimoniato. Certo. Perché poi
lo abbiamo fatto vedere, non è che sì, abbiamo detto che è la cosa più importante, almeno la gente ha visto quello di prima e quello di adesso, e per cui ecco, e dico comunque anche ai villeggianti di venire tranquillamente, che non hanno, possono camminare nelle strade in ragazzi, sicurezza, per è tutto a posto, preoccupato a venire ad aprire le case per la cosa bella che ci scrive anche Gian Felice, che abita a Cermenate, che è gemellato con Schignano, sì. E dice bravi e complimenti da Gianfelice. Grazie. Poi Beppe, poi Emiliano, grande popolo gli schignanesi, beh, un orgoglio Amedeo, Patrizia, anche te, Dolores, beh, devo dire che molti, magari ho qui chi abita a Cermenate, chi abita a Schignano, insomma anche la gente della valle orgogliosa, perché come hai detto tu Ferruccio, ecco, danni, poi, devastazione, ecco, ma un'altra cosa che si può, ma come no, proprio da questa emittente avevamo fatto partire la proposta di fare una raccolta fondi. E la facciamo. E l'abbiamo fatta, e devo dire che c'è una rispondenza molto forte. Per cui ringrazio tutti, perché tutti hanno capito che noi non ci piangiamo addosso, ma che quello che chiediamo, quello che vorremmo, sono cose giuste, sono cose vere. Grazie a tutti voi, perché con i soldi che ci avete mandato sul conto noi poi andremo a darle le famiglie per acquistare. Ecco, sulla pagina del Comune di Schignano voi trovate ancora la possibilità di dare un contributo. Monica, Elena ci salutano anche a loro, e oggi pomeriggio andremo a Blevio, ve lo dico già, vi facciamo vedere anche quest'altro paese che è ancora più colpito, perché lì ci sono ancora tanti sfollati, quindi oggi pomeriggio seguiteci, saremo a Blevio, vi faremo vedere anche Blevio dopo 2 settimane, ne saluto anche Anna Rosa, e io chiuderei così con questo centro di Schignano completamente riabilitato, il miracolo schignanese, lo dico con affetto, perché Ferruccio io credo che vi ha fatto capire che un sindaco è soprattutto innamorato del suo paese, no? Io schignanese, dice Patrizia, i Pichit, sì, è un'amica di Patrizia, si chiama. Saluto. Ciao Patrizia, grazie, e allora complimenti, l'altra volta avevamo detto Forza Schignano. Oggi diciamo complimenti, Schignano. Grazie. Ciao sindaco. Grazie a te e a tutti voi, e ci vediamo magari in occasione delle nostre tradizionali feste. Che da 14, i fuochi, sì, allora confermi. Confermo, e sono anche convinto, e penso che sia un momento bello, perché dobbiamo dare un po' di serenità, perché sennò non possiamo sempre vivere con l'angoscia. L'angoscia deve finire, è finita, e ripartiamo alla grande. Luciana dice, grande, laboriosa, invincibile la gente della valle, ti ritrovi. Sì. Anna Rosa, anche lei, e anche Lori, complimenti. Gente che ha... E ringrazio ancora tutti, grazie a tutti gli schignanesi, perché abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un paese unito, un paese forte, un paese che non si dà mai per vinto, perché alla fine quello che conta sono i risultati, e noi siamo gente che vogliamo avere solo esclusivamente dei risultati positivi a favore della nostra gente, ma non solo, anche di chi viene. Che orgoglio questo sindaco, dice anche Graziella, complimenti, orgoglio veramente di un sindaco che oggi ci ha presentato un paese completamente diverso. Grazie Ferruccio, grazie a voi, a tutti voi, grazie davvero, buongiorno. Grazie mille, grazie.